Cari signori, non prendetemi per pazzo, non ho tutti questi cavi tipo C in mano a caso. Infatti nel video di oggi vi spiego perché dovreste fare attenzione a quale cavo utilizzate, perché dovreste utilizzare determinati caricatori con alcuni smartphone e poi vi mostrerò alcune chicche per il vostro iPhone e non solo che a me hanno fatto davvero davvero impazzire, tipo questo, ma ve li mostro tra un attimo. Prima di proseguire però ragazzi ci tengo a chiedervi il solito like di supporto, è un piccolo gesto che per me significa davvero tantissimo e mi aiuta a portarvi ovviamente sempre più contenuti come questi, utili e magari un po' particolari. Ma detto questo, cominciamo. Quindi ragazzi parliamo di cavi, perché ho tutti questi cavi in mano? Semplice, non tutti i cavi riescono a trasportare la corrente giusta e spesso ragazzi noi spendiamo centinaia di euro, migliaia di euro per uno smartphone per poi rischiare di non caricarli correttamente, la batteria magari soffre e spesso magari non sfruttiamo appieno tutte le potenzialità dei nostri dispositivi. Oggi ci sono smartphone che arrivano ad oltre i 200 watt di ricarica, vedi Realme, ma per fare tutto ciò non basta solo un buon caricatore ma serve anche un buon cavo capace di portare questa corrente dal caricatore allo smartphone. E quindi ragazzi cominciamo da lui, da questo bel cavo da ben 240 watt. È un cavo ovviamente certificato per tutti i dispositivi che utilizziamo oggi, ad esempio vedi Samsung, Apple, il vostro Mac, insomma con questo potete davvero caricarci qualunque cosa o trasferire dati. È un cavo davvero molto molto robusto, non troppo spesso, non troppo pesante, ben costruito, che ho ovviamente testato con i miei caricatori. Quello che il mio possesso arriva al massimo a 140 watt su singola presa e sono andato a misurarlo effettivamente per capire se lui riuscisse a trasportare almeno i 140 watt del mio caricatore. Spoiler, ci è riuscito senza nessun problema. I 140 watt me li ha mostrati tutti perfettamente. Scelto quindi il cavetto corretto per il vostro dispositivo o utilizzate quello che avete in confezione, se volete insomma risparmiare, dovete però acquistare un nuovo caricatore, quello ormai è obbligatorio visto che i nuovi dispositivi non hanno un caricatore in confezione. Ed è per questo che spesso scegliere anche il caricatore corretto non è così facile, perché abbiamo smartphone con determinate tecnologie e smartphone con altre tecnologie a bordo. Quindi quello che vi consiglio è di comprare un caricatore che funzioni bene, insomma, un po' con tutti i nostri dispositivi, come ad esempio questo Anker da ben 100 watt. Lui è un caricatore non troppo grosso, come vedete qui nelle mie mani, è a singola presa e lui permette proprio di ricaricare fino a 100 watt i nostri dispositivi. E siccome so già me lo domanderete all'interno di questo video, con un caricatore da 100 watt potete tranquillamente caricare un iPhone o un altro smartphone che supporta magari i 30 watt, perché non è lui a decidere quanta potenza deve dare, ma è lo smartphone a decidere quanta ne ha bisogno. Quindi lui semplicemente si adatterà alle richieste che vengono date dallo smartphone, perché abbiamo una tecnologia intelligente capace di adattarsi alle richieste della periferica che stiamo caricando. Detto questo, è un caricatore che ovviamente anche lui ho misurato, anche lui come in descrizione supporta perfettamente i 100 watt e ha anche un prezzo molto interessante. Ragazzi, essendo un video in collaborazione, in descrizione vi lascio tutti i link per l'acquisto e anche dei codici sconto per permettervi di risparmiare ulteriormente rispetto al solito prezzo che si trova su Amazon o sul sito del produttore. Se cercate un caricatore a doppia presa, comunque compatto, un pochettino meno potente di 100 watt, questo arriva a 47 watt, abbiamo una doppia presa tipo C. Anche lui è molto compatto, molto silenzioso, anche lui non misurato, abbiamo circa 47 watt pieni, mentre se avete bisogno del classico caricatore da tenere in tasca, nella borsettina, nello zaino, insomma, che occupi davvero poco spazio, sempre a singola presa, che arriva fino a 30 watt, lui è perfetto per i vari Samsung, per i nuovi iPhone, perché supporta appieno le prestazioni massime di un Pixel, di un iPhone e quant'altro, lui va benissimo. Adoro questi caricatori perché sono veramente piccolissimi, funzionano bene, non scaldano, non fanno rumore e guardate qui, in una misura così piccola avete 30 watt. Un caricatore poi così piccolo è davvero perfetto per poter caricare una batteria da 10.000 mAh come questa. È costruita molto molto bene, i magneti che servono per agganciarli qui dietro col MagSafe all'iPhone sono molto molto potenti, come sentite il mio iPhone è già andato in ricarica, supporta pienamente i 15 watt per iPhone, quindi è pienamente compatibile col MagSafe iPhone ai 15 watt, io li ho testati, ne ho più o meno visti 12, 13, 14 in base alla ricarica del telefono, quindi direi
che è pienamente compatibile. Inoltre ha la ricarica passante, quindi potete caricare il power bank e il vostro iPhone contemporaneamente utilizzando la porta tipo C. Porta tipo C che ricarica 30 W altri dispositivi e ricarica molto velocemente anche la batteria. Quindi devo dirvi che è un power bank che fa quello che deve, che ovviamente rispetto a quanto dichiarato in confezione, ho provato tutto, molto bella, molto solida, e lei ve la consiglio. Ma adesso vi faccio vedere una figata, ragazzi, quando l'ho vista ho detto wow. Credetemi, ragazzi, è la power bank più bella che abbia mai avuto e visto fino ad oggi, perché permette davvero di fare diverse cose. Innanzitutto è un power bank da 10.000 mAh, abbastanza capiente per riuscire a ricaricare tranquillamente un iPhone ed un Apple Watch senza nessun tipo di problema. È ovviamente compatibile e certificata con iPhone e soprattutto con Apple Watch, quindi anche questo top, ed è geniale davvero. In primo luogo, come vedete, il supporto per poterla tenere agganciata e il cavetto tipo C integrato per caricare i nostri dispositivi. Questo non supporta il MagSafe. Permette di ricaricare con il cavo fino a 30 W. E vi assicuro che ci sono tutti. Poi potete caricare un secondo dispositivo dall'uscita tipo C qua laterale con altri 30 W, o in alternativa qui sopra, se volete, potete caricare il vostro Apple Watch e metterlo in carica al volo. È davvero davvero stupenda. Ma quello che però mi ha lasciato completamente davvero a bocca aperta, e non sto scherzando, è il display integrato direttamente sulla power bank, che ci mostra innanzitutto la batteria restante del power bank. Una volta che colleghiamo i nostri dispositivi, ci mostra anche la velocità di ricarica di ogni periferica, e nel momento in cui andiamo a metterla in carica vedremo proprio il tempo di ricarica e la velocità di ricarica, è proprio il tempo rimanente per portarla al 100%. Tra l'altro è in super offerta con il link in descrizione. Questa power bank la adoro perché per noi, nel mio caso, soprattutto quando viaggio, poter avere carica Apple Watch e ricaricare eventualmente due dispositivi contemporaneamente, ragazzi, tanta roba. E se questo power bank, ragazzi, è davvero geniale, sicuramente questo prodotto, se siete degli utilizzatori Apple come il sottoscritto, se avete un Apple Watch, se avete un paio di AirPods, se avete un iPhone, questo prodotto 3 in 1 di Anker è eccellente, veramente eccellente. Innanzitutto in confezione abbiamo il caricatore già compreso, con diverse prese, così possiamo utilizzarlo in ogni paese in base a dove ce lo portiamo, quindi non dovrete utilizzare adattatori strani per le prese. Ma ciò che mi è piaciuto molto è lui, come è stato pensato e come è stato costruito. Come vedete è un prodotto molto compatto, particolare come forme, che resta unito grazie ai magneti che poi servono anche per andare a posizionare correttamente i nostri dispositivi. E come vedete lui si apre così in tre, e da una parte abbiamo il caricatore per l'iPhone con MagSafe, vi faccio vedere immediatamente, eccolo qui, e questa è la presa, non cade. Nella parte centrale possiamo mettere le nostre AirPods, quindi sia le Pro che le normali, e da quest'altra parte possiamo mettere in carica il nostro Apple Watch. Tutto con un unico cavo tipo C qui dietro e con un unico caricatore, magari con un'unica presa. Veramente figo, brava Anker, amo quando ti impegni a fare ste robe qui, davvero figo. Se avete dato un'occhiata ai nuovi listini di iPhone, il 16 Pro Max, come quello che ho acquistato io da 1 TB, costa quasi 2.000 euro, e se giustamente non volete spendere così tanto per acquistare un nuovo iPhone, ma non volete rinunciare comunque a fare video in ProRes in altissima qualità, credo che questo prodotto potrà tornarvi davvero davvero utile. Innanzitutto, come vedete, nella parte posteriore abbiamo l'attacco per il MagSafe, fantastico, quindi lo posizionate dietro l'iPhone e siete a posto. Sotto al coperchio di plastica che si trova qui abbiamo due slot, uno per SD e uno per micro SD, e poi abbiamo ovviamente l'attacco tipo C, come vedete, fatto a pipa, proprio per incastrarlo sotto all'iPhone qui in questo modo e poter agganciare tutto qui dietro senza che vada in giro tutto a pendoloni. Quindi potete sfruttare poi a pieno la memoria che avete aggiunto sul vostro iPhone senza utilizzare la memoria interna del vostro dispositivo. Vi dico però due cose: è un prodotto geniale, sì, potete poi utilizzarlo per andare a leggere le periferiche che sono già qui, quindi collegate questo al computer e non più l'iPhone, perché tutta la roba sarà qui dentro, però devo dirvi che dovete comprare delle memorie iperveloci, perché per registrare in ProRes la velocità proprio di scrittura deve essere altissima, altrimenti potrebbe darvi qualche problema di scrittura, fate attenzione a questa cosa. Quindi anche lui, visto il prezzo, ci sta, però ovviamente
è un prodotto un po' di nicchia, questo lo capisco. Ragazzi, mi sembra di essere tornato davvero in negozio quando consigliavo i prodotti ai miei clienti in negozio, però più o meno è questa la mia natura, no? A me è sempre piaciuto provare prodotti, portarli e magari farli anche acquistare, sempre se sono di qualità però. Non ho mai voluto un cliente che mi tornasse in negozio a lamentarsi e spero di riuscire a farlo anche qui nei miei video su YouTube. Detto questo, ci troviamo di fronte a tre caricatori, ovviamente con tecnologia MagSafe, wireless, per ricaricare iPhone e non solo, poi vi spiego il perché, e hanno la particolarità non solo però di poter ricaricare i vostri iPhone, ma anche di ricaricare le vostre cuffiette wireless Apple e non solo Apple, appoggiandole qui nella parte posteriore, mentre questo, l'unico che ho in mano in questo momento, permette di ricaricare un prodotto alla volta. In tutti e tre i casi la testa dove va appoggiata l'iPhone è comunque orientabile e potete tenere il telefono sia in verticale che in orizzontale senza nessun problema. Il magnete è molto potente e anche il piedistallo, insomma, è molto stabile. Si collegano tramite l'attacco tipo C qua dietro, potete tranquillamente utilizzare uno dei caricatori che vi ho appena mostrato, il cavo è già in dotazione e tutti supportano i 15 watt di potenza wireless. E sì, vi rispondo già, potete tranquillamente utilizzarli anche con il vostro Samsung, ad esempio, con altri dispositivi che supportano la ricarica wireless, ma dovete attaccare nella cover posteriore del vostro dispositivo i classici anelli MagSafe per fare in modo, insomma, che stiano posizionati correttamente, così da permettere una ricarica corretta. Detto questo, li ho testati tutti e tre, hanno proprio i 15 watt come dichiarato, non scaldano, molto molto belli. Adesso vi mostro altri due prodotti che non sapevo facessero parte della famiglia Anker per completare questo video e poi vi aspetto sotto nei commenti. Perché ragazzi, ok proteggere la carica, ok comprare il caricatore giusto per la nostra batteria, ma questi smartphone super costosi vanno anche protetti. E Anker ha portato nel mercato innanzitutto queste, come vedete sono due confezioni con doppia pellicola al suo interno. Qui in questo caso ho quella per il 16 Pro, qui ho quella per il 15 Pro Max e questa è una sorta di dima, di adattatore, perfetto per chi non è capace a montare le pellicole. Come vedete abbiamo due spazi, uno sopra e uno sotto, va infilato qui dentro l'iPhone, una volta che abbiamo pulito per bene lo schermo, andiamo a chiudere così la confezione, tiriamo questa linguetta qui dietro e la pellicola sarà già applicata sul vostro dispositivo. Basterà poi fare un po' di pressione sopra e non potrete sbagliare perché la pellicola rispetto allo smartphone sarà perfettamente centrata e costruita, insomma, a misura grazie a questa confezione sul vostro smartphone. Quindi vestirà perfettamente e non potrete fare errori. Basta semplicemente pulire bene lo schermo. Io vi faccio comparire delle clip per farvi vedere l'installazione. Mentre qui dentro, ragazzi, sia per iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max e non solo, ci sono che cosa? Delle custodie. Una ce l'ho già da qualche giorno sul telefono perché volevo prima testarla un po' per capire se si rovinasse, se riuscisse, insomma, a star ben gripposa tra le mie mani, se si sporcasse troppo. Beh, devo dirvi che è una cover veramente molto molto bella. Nel mio caso ho scelto quella nera opaca perché ho lo smartphone che è nero opaco, quindi matcha perfettamente, come vedete ha tutto al suo posto, quindi il telefono è perfettamente protetto con questa gomma già nera tutta attorno ai lati, anti ingiallimento, cosa molto importante per fare in modo che non si rovini troppo in fretta. È bella robusta, ovviamente il tasto laterale per scattare le foto è aperto, è libero, abbiamo tutti i tasti poi coperti, la parte bassa perfettamente centrata per installare il cavo, fotocamere coperte dal bordino. Ma quello che mi ha fatto dire ok, ci siamo, ovviamente compatibilità col MagSafe, ma è un MagSafe molto particolare. Abbiamo questo, sentite questo rumore, a me fa impazzire perché c'è una sorta di piccolo ingranaggio qui dietro e vi permette di tenere lo smartphone in ogni posizione, sia verticale che orizzontale. Potete tenerlo in modo un pochettino più sicuro utilizzandolo proprio come supporto, gancio magari, no? Se avete paura o dovete fare qualcosa di particolare, sicuramente è una cosa che può funzionare. Poi lo richiudete e resta lì al suo posto, non occupa assolutamente più spazio rispetto ad una cover standard, però fantastico. Lo sto utilizzando tantissimo perché devo rispondere a mail, devo leggere qualcosa, non devo tenere per forza lo smartphone in mano perché si appoggia, ma posso utilizzare questo supporto. Ovviamente ci sono di diversi colori per diversi smartphone, quindi date un'occhiata ovviamente a tutti i link qui sotto in descrizione. Ragazzi, anche la cover, molto bella.
brava, brava Anker. Detto questo, cari ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile per capire magari cosa acquistare, quale caricatore acquistare, perché dovreste stare attenti, mi raccomando. Per trasparenza, ve lo dico nuovamente, è un video in collaborazione con Anker, ma non ho nessun problema a dirlo, ragazzi, ci troviamo di fronte a dei prodotti eccellenti e quindi non sono sereno, molto più di sereno, nel poter portarvi i loro prodotti in questo modo. Li ho comunque testati tutti per essere certo di ciò che vi sto dicendo all'interno di questo video. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, di consiglio o risposta a qualche vostro dubbio, mi raccomando, il box di commenti qui sotto è aperto. Come sempre, poi arrivati alla fine dei miei video, mi raccomando, commentate questo video con un bel hashtag Viva Anker per farmi sapere chi di voi è arrivato fino qui a quest'ultimo istante. Fate i bravi, come dico sempre, e come dice la mia mamma, non litigate con nessuno. Ciao ragazzi, a presto e buona carica, buoni cavi e a prestissimo. Ciao!